Ciao e bentornati nello sfavillante canale Annalisa Superstar. Mi sembra la settimana della negatività perché lunedì ho fatto il video delle cose che odio, che sono supporto e ovviamente, come dicevo a fine video, io a fine video avrei pensato ad altre 150 cose che odiavo ed effettivamente così è stato, ma mi rifarò nel vlog di domenica. Allora, settimana della negatività perché ti sto per parlare di alcuni prodotti, nel frattempo passa il mondo intero sotto casa mia. Alcuni prodotti che non mi sono piaciuti. Uno! Mi piace, ma lo metto tra i bocciati per un semplice motivo. Comincio proprio da lui. Questo è un omaggio aziendale. Mi è stato omaggiato dalla Eva Garden. Mi piace da impazzire, sincera. Proprio mi piace l'effetto. Mi piace perché regge. Cioè, io lo metto la mattina, la sera sono ancora belle incatramate lì dove erano. Questo è un mascara. Dici tu, allora perché lo stai bocciando? Da struccare è insopportabile. Allora, se tu hai visto qualche mio sghet in passato, tu vedi che io prima di struccarmi sciolgo leggermente il mascara, poi passo la salvietta, passo il dischetto strucco con lo struccante e porto via tutto. Con lui, con questo mascara, che però da un'altra parte adoro, quindi sono molto combattuta, il mio animo è in pieno subbuglio e in tempesta ed emozioni. Cioè io lo strucco, l'indomani mattina ho qua tutto nero, è terribile e ho difficoltà a levare il nero. È antipaticissimo da struccare, di contro sta là. Proprio pece, ferma. Il mascara è di Eva Garden, è Incredible Mascara. Allora, se cerchi un buon mascara, lui fa per te. Se puoi sorvolare sul fatto dello struccato, lui fa per te. Ma quando io valuto un mascara, e valuto quelli con la Vespa scoppiettante, e valuto un mascara, io guardo anche lo struccaggio del mascara. E lui è odioso da struccare. A proposito di struccanti, io li ho mostrati in un video haul e già avevo detto mezza parola in quel video haul. Io non solo confermo quello che ho detto, ma sto per infierire. Sono questi due prodotti Nivea. Li ho presi da Limoni, c'era un'offerta, tipo che se ne prendevi due c'era tipo un forte sconto, comunque non mi ricordo, avevo bisogno sia del latte che dell'acqua micellare e c'erano diversi marchi con questo tipo di offerta e io la testa mi ha detto prendi Nivea. Ci sei? Io in passato ho utilizzato altri prodotti Nivea che non mi sono piaciuti, ma la testa mi ha detto prendi Nivea. Allora, as you can see, l'acqua micellare va via un pochettino prima. Il latte detergente credo che sia più o meno a metà. Sì, siamo a metà. Allora, struccano. Struccano pure abbastanza bene. Mi lasciano il viso terribile. Io negli ultimi mesi ho utilizzato diversi tipi di latte e detergente che mi sono piaciuti da impazzire perché mi lasciavano il viso molto morbido, molto idratato, tanto che io spesso e volentieri non mettevo neanche crema idratante la sera. Questi invece mi lasciano il viso secco, molto 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 secco, e allora io li boccio per questo motivo. L'acqua micellare senza infame e senza lode, nel senso che è un'acqua micellare, quindi la metto da parte. Voglio dire una parola in più sullo struccante, che se io argino il fatto che mi faccia la pelle bella, sembro così, che già voglio dire qua la situazione è ridotta male, ma se ci metti pure che ti lascia la pelle secca, devo fare almeno due passate sempre negli sghet. Io avrei visto, e praticamente io spalmo in modo leggero e uniforme, con movimenti circolari, il latte detergente sul viso e poi con la mia spugnetta, quella che prendo al negozio dell'euro, la bagno, la strizzo, faccio così e poi passo l'acqua micellare e levo il, perché io in questo modo levo il grosso e mi sbrigo. Mi tira la pelle, non mi piace, poi sento questo odore che è un odore strano e mi permane nel naso. Tra l'altro, mettila così, in un range da 1 a 10 strucca 7, quindi no, forse fra i due l'acqua micellare, ma lui bocciato. Sempre a peso di struccanti, questo è sempre un omaggio aziendale, l'ho ricevuto in omaggio per il canale, della Ino, che è Amamelis Active Air Cleanser, che è lui. No, no, non strucca bene, devo strofinare, bruciano gli occhi che me li voglio tirare via con i cucchiaini, così va. Tra l'altro ha un prezzo elevato, quindi è che è tutti ora. Quindi se uno struccante costa caro, no, cioè deve struccarmi a un solo passaggio, se uno struccante costa caro non deve bruciare gli occhi e deve fare bene quello che fa. Lui è strabocciato. Allora, quando l'ho mostrata nel video haul, i commenti su questo prodotto erano di due tipi.
Il primo che mi diceva bellissima, fantastica, mi trovo una meraviglia, hai fatto bene a prenderla e cose del genere. Altri che mi dicevano no, bocciata, no, non si assorbe, no, si sente sulla pelle, no, la profumazione è fastidiosa. Io sono della seconda scuola di pensiero. Ti sto pure per dire perché è crema idratante viso protettiva della Vivi Verde Coop. Io ho preso questa crema idratante perché non ho crema idratante in questo momento, ne ho una della Natura Equa, però è troppo pesante per questo periodo, mamma mia, la consistenza di burro, non ci provo più neanche a metterla. Quindi ho utilizzato questa qui per in queste settimane, quasi tutti i giorni. E ti dico quasi tutti i giorni perché sono state mattine in cui ho rinunciato a mettere la crema per il caldo, questa crema non si assorbe, cioè io la metto per esempio mezza spompettata sul dito, faccio vado per stenderla e si vede sta crema bianca proprio che ha difficoltà ad assorbirsi. Quindi no, non mi tiene idratata, la sento sulla pelle, trasuda, cosa che non mi è successa con altri tipi di creme, anche non particolarmente costose. Io solitamente spendo un po' di più per le creme, volevo provare un prodotto della Natura, della Vivi Verde, non volevo spendere tanti soldi, volevo proporre qualche cosa, avevo letto buone cose sulla Vivi Verde, però proprio questa crema bocciatissima, sconsigliata, certe volte. Il detto chi più spende meno spende, purtroppo funziona. In questo caso per me ho speso poco e ho speso male. No. L'ultimo prodotto di cui ti voglio parlare è un prodotto che io ho ricevuto in omaggio diversi mesi fa. L'ho utilizzato una volta e l'ho messo da parte perché no, la colorazione non andava bene. Ho detto vabbè, me la risparo d'estate. Me la sono risparata in queste 2 settimane e è andata a finire che ogni volta che io l'ho steso poi mi sono immediatamente struccata e truccata con quello che avevo a casa. Io per adesso non ho fondotinta, cerco di improvvisare con quello che ho in casa, lasciamo perdere. Ho detto ma io ho quella cosa nel cassettone, messa da parte per l'estate. Il prodotto in questione che mi è stato mandato dalla Flormar è BB Spray Mousse Foundation, è questo. Allora, vediamo se io ti. Vabbè, guarda, facciamo così. Nel frattempo parlo. Priscilla, no, amore, mi sono spaventata. Mousse nel senso che sembra schiuma, la schiuma per i capelli. Ora, il problema qual è? No, i problemi quali sono? Quando tu la stendi, allora, intanto è un incubo da stendere, nel senso che è praticamente. Così non puoi. Se la tieni troppo in posa ti fa la macchiolina. E io mi devo andare a lavare immediatamente, scusa. Pardon. Sostanzialmente, quando tu metti la nocciolina e praticamente te la metti per esempio nel palmo della mano e poi cerchi di stenderla, uno, è veramente antipatico da stendere come prodotto. Due, se non lo muovi immediatamente ti rimane il pataccone dove hai messo la nocciolina. Ma nel senso che. Cioè, tu metti per esempio, per esempio quando ti metti il fondotinta, o così come la crema, metti ta 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 e poi uniformi, ok? Se tu fai questo lavoro e cominci da qua e finisci qua, il tempo che ritorni qua praticamente ti è rimasta la macchiolina e questo non va bene. Cioè, terribile come cosa. Secondo poi, la colorazione, questa non è la colorazione più scura, questa è la numero 5 che è la nude beige, non era la più scura, tanto che io quando ho detto ma pare scura per il nome, ho letto nude beige, vedevo questo tono così scuro nell'etichettina, boh, vabbè. No, 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 non ci siamo per niente, è veramente antipatica da stendere, in tutto questo è trasparente, nel senso che praticamente se sono riuscita a stenderlo in modo uniforme un giorno senza avere la macchia, perché ho fatto tutto immediatamente perché purtroppo tende a ossidarsi, quindi cambia leggermente il colore, solo che praticamente sembro Carlo Conti abbronzato in modo potente e violento. Non va assolutamente bene. Tra l'altro, essendo trasparente, se come me hai delle occhiaie che è veramente, cioè sembra che la morte in vacanza, poi hai difficoltà a mettere il correttore perché il correttore risulta essere molto più coprente di questo che è praticamente un velo trasparente colorato sul viso e si vede il segno del correttore, questo qui in sottofondo, provi a metterlo sopra ed è una tragedia perché si fa questo velo sopra il correttore e si vede lo stacco. No, 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 bocciatissimo. So che c'è un prodotto, se non sbaglio, della Maybelline, non ne sono sicurissima, che è sempre schiuma. Fammi sapere se l'hai utilizzato e se è un problema di questo tipo di prodotto Flormar o è un problema di queste BB cream. Schiumogene, alla schiuma, di schiuma, queste.
Come vedi ci sono, c'è un'alternanza tra prodotti che ho acquistato io e prodotti che mi sono stati omaggiati. Io tendenzialmente quando ricevo dei prodotti in omaggio una parte li tengo per me e una parte li divido con qualcuno iscritto al canale. Dopodiché quelli che tengo per me spesso e volentieri li condivido con le mie amiche, li faccio provare pure alle mie amiche per avere anche un loro parere. È ovvio che io nei video, soprattutto negli sghetto, nei get, insomma, nei video utilizzi dei prodotti che mi sono stati omaggiati. È ovvio che io pensi bene di alcuni prodotti, così come è ovvio che io non pensi bene di altri prodotti e quindi io li boccio. Questo vale per qualsiasi tipo di azienda che mi contatta, gli viene fatta la premessa e tutti quanti sono sempre d'accordo. Spero che il mio video ti sia interessato. Se tu hai qualche prodotto no, segnalalo nel box info e soprattutto se hai, anche se l'altra volta nel video haul in tante mi hanno dato degli ottimi suggerimenti, però se hai qualche un suggerimento su una buona crema idratante, effetto gel fresca, che si assorbe, fondente con il viso e che non trasuda sulla pelle, scrivimelo, ti prego. Perché qualche suggerimento l'ho seguito, le ho provate e non fanno per me. Quindi attendo, aiutami. Io solitamente quando chiedo aiuto su YouTube a qualcuno, tutti mi danno una mano. E mi sa che nel vlog di domenica chiedo aiuto per un problema alla videocamera. Uso personale del mezzo di comunicazione. Ci vediamo venerdì con un video The Healthy Friday. Una cosa che mi viene chiesta da più persone di quanto tu possa immaginare, e me lo sparo venerdì: chirurgia contro dieta. Ciao e che le stelle siano con voi.